Questa è la via Canaletto, costeggiata a sinistra della nostra visuale dall'area dell'ex consorzio e a destra dalla palazzina Pucci, che appunto costituiva un tempo l'ingresso del mercato bestiame. Ed è questa strada che dovrebbe diventare, nel piano periferie, il cosiddetto boulevard. Qui proprio alla rotatoria davanti al Pala Madiba, l'intersezione tra via Canaletto e via Finzi, non è mai stata realizzata quella immissione che fu soltanto abbozzata e che qui vediamo ma mai è stata aperta, che appunto doveva collegare la stessa rotatoria, quindi via Finzi, con il prolungamento creato nella sede della vecchia ferrovia. Questo non è mai stato aperto, è stato sempre utilizzato solo come parcheggio prevalentemente con i residenti, mentre doveva collegare già nei programmi del 1999 ciò che sta al di là di quel muro e di quella vegetazione, ovvero la porta nord della stazione ferroviaria. E la stessa rotatoria che viene presentata oggi nell'ambito del piano periferie è la stessa che vediamo pubblicata e disegnata nel progetto inviato a casa di tutti i cittadini modenesi dal Comune di Modena nel 1999. La rotatoria è stata in realtà realizzata qui all'inizio degli anni 2000, all'intersezione tra via Canaletto e via Finzi, viale Soratore, tenendo completamente bloccato questo accesso che avrebbe consentito il completamento del collegamento tra via Soratore e via Finzi fino alla rotatoria che doveva essere realizzata, ma che non è stata realizzata per 18 anni, ancora non lo è e oggi è stata ripresa nell'ambito proprio del progetto periferie. Per 18 anni quindi questo collegamento, che dovrebbe essere ripristinato nell'ambito del progetto periferie, è stato negato, perché adesso con la rotatoria realizzata in questo punto, questo accesso è stato bloccato e lo rimane tuttora. E rimane un po' un mistero sul perché questo tratto di strada in realtà negli anni non sia mai stato aperto. E adesso ci troviamo dal lato opposto, a un centinaio di metri di distanza da qui. C'è la rotatoria vista prima, costruita davanti al Pala Madiba, all'intersezione tra via Finzi e via Canaletto. Questo era il prolungamento che già nel 1999 era stato programmato per giungere direttamente attraverso il prolungamento di via Finzi all'incrocio con via Fanti, dove invece la situazione per 18 anni è rimasta immutata nelle condizioni che ancora oggi vediamo. Questo è il pericoloso incrocio che è proprio rimasto tale a causa della mancata realizzazione della rotatoria già prevista nei piani del 1999 e ripresa soltanto oggi dopo 18 anni attraverso i finanziamenti del bando e poi del progetto periferie. Quella è la porta nord della stazione, che andrà riqualificata negli accessi e anche nel parcheggio attraverso la realizzazione della rotatoria, che cambierà anche le immissioni qua davanti, e posto che ovviamente tutte le promesse e gli impegni siano mantenuti, ma in questi giorni è stato presentato il progetto esecutivo e cambierà ovviamente anche il collegamento con l'altra parte della stazione, con l'accesso principale, attraverso la realizzazione del nuovo sottopasso, il cui progetto esecutivo è proprio stato presentato in questi giorni.